se Dio esistesse veramente, dovrebbe occuparsi degli uomini, quindi non ci sarebbero terremoti, cancri ai bambini, tutto quello che capita nel mondo. È la prova che se Dio esiste è indifferente, cioè perché deve far morire la tua fidanzata? Perché deve far, cioè, se Dio c'è, io sarei un Dio come Nembokidu, un Dio riparatore che impedisce che capiti qualcosa, esatto. Che impedisce una guerra, invece è un Dio passivo che aspetta che... Ho visto un'idea importante riguardo a questo discorso, che dicono che se Dio evitasse le morti, gli incidenti stradali, tutte queste cose, vorrebbe dire che noi viviamo in un mondo dove ci sono un sacco di proibizioni, dove non siamo liberi. In realtà Dio è passivo perché noi siamo liberi. Cioè, cosa ne pensi di questa cosa? No, siamo liberi, ma la libertà riguarda i nostri atti, quindi uno può benissimo avere un incidente stradale se guida ubriaco. Però che un bambino abbia un cancro è contro natura, se è contro natura è contro Dio. Ma io non lo dico perché non voglio indurvi a non credere in Dio, dico che... Sono pensieri logici, mi schiero, no? Lo faccio pochissime volte, sono totalmente d'accordo con lei. Sì, cioè l'idea, se Dio c'è deve essere buono, e se Dio non è buono vuol dire che è anche il demonio. D'altra parte, se Dio non include il demonio è limitato. A parte, infatti. Quindi forse Dio è anche cattivo. In ogni caso, Dio se ne frega degli uomini, questo è sicuro. Cioè, è uno che ti ha messo al mondo, dopodiché si fa i cazzi suoi, tu ti fai i cazzi. Quindi, se io prego Dio, che cazzo lo preghi a fare? Non ti ascolta neanche. Ma io mi ricordo una volta ho fatto morire un prete perché gli ho fatto un ragionamento di questo genere. E dico, caro, ero un vescovo, vescovo emerito di Caltanissetta. Quella cosa si è diffusa e il vescovo successivo aveva paura di me perché avevo fatto morire il predecessore. Vado lì e dico, scusi, ma quello che non mi va bene della nostra religione sono i comandamenti che riguardano la sfera sessuale, cioè il sesto, che è non fornicare. Io non ho mai fornicato in vita mia, non so cosa vuol dire la parola, atti impuri forse, che vuol dire comunque insomma, scopare, però c'è scritto non fornicare, quindi già capisci poco. Poi l'altro è non desiderare la donna ad altri, però vuol dire che quella che non è d'altri posso desiderarla, quindi non desiderare la donna ad altri, se non è d'altri. Quindi dico, non c'è un peccato nel fatto che io scoppi fuori del matrimonio, ma lei è veramente un demonio. Scusi, ma facciamo un esempio, io e una donna giovane, ma non una bambina, siamo sull'argine di un fiume, e lei viene verso di me, io l'abbraccio, lei mi abbraccia, lei è contenta, io sono contento. Poi lei mi tocca, io lo tocco, io sono contento, lei è contenta. Io la prendo, lei è presa, lei è contenta, siamo tutti contenti. Dove sarebbe il peccato? Scusi, dico, mi rispiega, dove è il peccato? Lei è libera, quindi non è d'altri. Abbiamo fatto una scopatina, no? Lei è contenta, io sono contento. Se non c'è nessun danno a nessuno, dov'è il peccato? E allora lui mi guarda e dice, Dio soffre. Dico, scusi, perché secondo lei Dio sta lì sulla nuvoletta a guardare i cazzi miei e si preoccupa? Non è possibile. A quel punto lui è rimasto turbato, dopo una settimana è morto. Cazzo! Perché ha capito che tutta la vita era stato casto per niente. Cioè, dico, scusa, se non c'è nessuno che soffre, perché deve soffrire Dio? Cioè, tu sei cornuto, quindi io faccio un atto contro di te. Ma se tu non ti faccio le corna, tu perché cazzo? Cioè, perché deve soffrire? Sì, sì. Allora una volta la feci con la Melandri, che era una ministra della cultura, in televisione si parlava di Rubi e di Berlusconi, e lei, dico, scusa, ma te cosa te ne frega di cosa ha fatto Rubi con Berlusconi? Sono cazzi loro. Dice, no, quello che ha fatto Berlusconi mi ha fatto soffrire. Dico, ma come cazzo? Tu che, cioè, vuoi farti i cazzi suoi? Ora, se c'è uno che si fa i cazzi suoi è Dio. Allora io, in nome di Dio, non devo scopare. Ma ti pare una cosa possibile? Cioè, in nome di Dio non devo uccidere, non devo rubare, non devo dire falsa testimonianza, non devo non amare i miei genitori, tutti i comandamenti. Ma quei due lì, non fornicare, ma che cazzo è? Cioè, io non devo fornicare perché lui sta sulla nuvoletta, io sono sul Po, e lui mi guarda e lui soffre. E lui soffre di non chiamarsela lui.